E buonasera a tutti i presenti. Abbiamo il professor Umberto San Carlo, è stato già invitato altre volte dall'Associazione Culturale Antonio Rosmini, in altre occasioni, artista e docente di materie artistiche nella scuola secondaria. Il professor San Carlo ha collaborato con la sezione didattica del MAR di Rovereto, progettando laboratori in concomitanza con mostre temporanee, ha condotto corsi di aggiornamento per insegnanti di discipline artistiche, naturalmente, e ha tenuto anche corsi di tecniche artistiche per adulti. Quindi questo è, come dire, un'attività molto importante, perché il professor San Carlo non si limita a illustrare con competenza i dipinti degli altri, ma è in grado anche di produrre opere di valore. Ha collaborato, ad esempio, con il Comune di Trento realizzando le 80 maschere della disfida dei Ciusi Gobi, la grande oca in vetro resina per la zattera dell'oca, installazione dell'Homo Selvaticus in Piazza Duomo. Quindi, ma non solo per il comune, con il comune ha collaborato, ma anche con la provincia. Ad esempio, la provincia ha eseguito le sculture dei tre orsi collocati nel Museo dell'Orso di Spormaggiore. Quindi, insomma, ecco, io ho, diciamo che ho ricordato questi aspetti per quanto siano già noti, ma per, diciamo, renderli più presenti. Il tema che il professor San Carlo affronterà questa sera è pittore Caravaggio, un artista geniale, poi è stato riscoperto nel secolo scorso perché per un lungo periodo non ha avuto la luce dei riflettori. Cioè, la critica a un certo punto ha visto che era un artista molto originale, ma nel corso della sua vita è stato spesso coinvolto in alterchi, in risse, atti di violenza. Le sue biografie sono molto movimentate, insomma, e atti di violenza talvolta con esiti letali, con esito letale. Comunque, di Caravaggio e della sua opera, con particolare riferimento al seppellimento di Santa Lucia, ci parlerà questa sera il professor San Carlo, che ringrazio e al quale cedo la parola. Prego. Grazie e buonasera e benvenuti a tutti i partecipanti. E questa mia relazione si è ispirata alla mostra del MARD di Rovereto. Come sapete, e come accennava il professor Pignoli, fino al 4 dicembre, cioè fino al 4 dicembre, sì, del 2020, le sale del Marte hanno offerto ai visitatori l'opportunità di contemplare l'opera originale, Il seppellimento di Santa Lucia, che rappresenta la prima opera siciliana di Michelangelo Merisi. L'opera esposta al Marte è questa, molto, molto grande, una delle più grandi opere come dimensione da parte del nostro artista, 3 metri circa per 4, così è risposta al MARD. Purtroppo però non ha avuto tanto successo per motivi che tutti quanti conosciamo. Quindi si è conclusa il 5 di aprile, però purtroppo con pochi visitatori. Allora io ho pensato di poter parlare meglio, grazie all'opportunità offerta dall'Associazione Rosmini di appunto, preparare una relazione che trattasse appunto l'argomento di questa opera, e quindi eccomi qua. E, oltre riguardo a questa mostra, per precisare meglio, oltre alla visione dell'opera, il MARD aveva proposto anche un confronto tra Caravaggio ed una
selezione di opere del grande maestro dell'informale italiano Alberto Burri. È stato in programma anche un ricco palinsesto di eventi, spettacoli, performance, incontri, presentazioni, eccetera. E tutto questo in collaborazione con il nostro centro servizi di Santa Chiara. Il quadro poi dopo è ritornato a dicembre a Siracusa perché ricorreva la festa della patrona e quindi i tempi erano molto ristretti, da ottobre fino a dicembre. È stata poi sostituita da una copia fedelissima, però è rimasta là al mare. E dunque io mostrerò il dipinto e poi parlerò dell'artista, di cui esporrò vita e opere, e mi soffermerò soltanto su alcune opere che io ho ritenuto o più belle o più importanti del percorso artistico di questo nostro grande maestro. E poi in ultimo vi proporrò un breve video di 4 minuti dal titolo Quadri viventi di opere di Caravaggio. Consideratelo un po' un piccolo divertissement, solo 4 minuti, però vi assicuro che, come dire, è una chicca, è molto bello. Bene. Cercherò anche, finito questa presentazione, di non sforare i tempi, come ho fatto l'altra volta con Raffaele, siamo andati un po' più oltre, per cui cercherò di affrettare. Prego, professor. Mi scusi, professore, guardi, mi chiedono se lei può alzare un po' il volume della luce, così leggo nella chat. Della luce? Della luce o della voce? Non si, della luce, sì. Luce o voce? Sì. Ecco, una richiesta, sì, di aumentare. Qui c'è scritto il volume della luce. Prego. Ho avvicinato il... sì. So, dovrebbe... cioè, la luce a destra e la luce a sinistra, credo sì. Che... sì, credo anch'io. Allora, della voce, ecco, intendevano la voce, scritto luce, sì. Ma voce. Allora, ecco, se... più adatta. Ecco, infatti mi sembrava appunto strano. Okay. Comunque... lei cercherà di tenere il volume più alto possibile in modo che tutti possano sentire meglio. Se non è sufficiente, mi fate sapere. Sì. Allora, vediamo come arrivare a quest'opera. Vediamo. Va bene. Bene, l'opera è questa. Bellissima. Dunque, si sa che nel 1606... a causa di una violenta rissa con un certo Ranuccio Tomassoni, che si concluse con l'omicidio di quest'ultimo, Caravaggio è costretto a scappare per evitare di essere processato. Infatti fu processato e condannato alla decapitazione, che poteva, pensate, essere eseguita da chiunque l'avesse riconosciuto. Pensate, le leggi del Seicento, nello Stato Pontificio. Bene, inoltre il Papa mise una taglia sulla sua testa e da quel momento quindi il pittore cominciò a fare la vita da latitante. Arriva prima a Napoli, poi si dirige a Marta. Anche là ha problemi con la giustizia, viene incarcerato, ma rocambolescamente riesce a fuggire e si imbarca per la Sicilia. E a Siracusa si incontra con un amico pittore siciliano che lo aiuta a nascondersi. E in Sicilia, anche in Sicilia, continua la sua attività artistica realizzando diverse opere, e proprio a Siracusa ha l'incarico di realizzare una tela per l'altare di Santa Maria alla Badia, e sarebbe questa tela.
il seppellimento di Santa Lucia. Bene, adesso osservate questa opera. E vediamo che in primo piano ci sono due seppellitori, diciamo, che hanno una dimensione molto molto grande, no? Vedete? Bene. Sullo sfondo vedete che ci sono gli astanti, tra cui sulla destra, vedete sotto quella bandiera bianca, un vescovo che sta benedicendo la salma, e questi personaggi sono tutti, come dire, schiacciati nello sfondo e molto piccoli rispetto ai giganteschi seppellitori. E se osserviamo la figura della santa distesa, vediamo che ha una mano appoggiata sul petto e l'altra è a terra. E vedete, presenta una cicatrice nel collo. Vedete? Perché dunque è stata decapitata e sembra che Caravaggio l'avesse realizzata senza la testa, ma risultava troppo macabra, e qui la tutta l'immagine, e quindi ha poi dipinto la testa, però lasciando la cicatrice, no? E si vede ancora meglio qua. Sì. Se fossimo avanti al dipinto, vedremmo proprio che la cicatrice è molto più estesa, va verso su, no? Perché sembra che lui abbia voluto rendere di più questo effetto di decapitazione. Adesso la analizziamo quest'opera un pochettino più a fondo. L'elemento formale protagonista, come potete osservare, è la luce. Una luce orientata da destra verso sinistra e dall'alto è uniforme, che è una cosa che è una caratteristica tipica di Caravaggio, come vedremo poi più avanti quando vi presenterò le opere fondamentali del suo percorso artistico. Ma ad accentuare più la drammaticità della scena è il colore. Osservate il colore. Vedete che il colore tende ad una tinta un po' sanguigna, tipo rosso sangue, no? E ha dei tragici bagliori la luce, vedete quando colpisce le varie parti del corpo dei due seppellitori, anche specialmente le teste degli astanti. Il tutto contribuisce a dare un forte effetto drammatico. Sembra quasi che il pittore non voglia tanto rievocare in chi guarda il martirio glorioso del personaggio, ma solo la cupa realtà di un funerale, cercando di rendere proprio il massimo della tragicità. E vediamo anche l'effetto delle pennellate, che contribuisce di più a dare questa drammaticità. Pennellate che sono molto veloci e dirette. Lo possiamo notare qua, la tecnica delle pennellate che ha realizzato. Perché tutto questo? Beh, è facile supporre
Dunque, in questo periodo, noi sappiamo che, ho detto brevemente, che in questo periodo della sua vita e della sua produzione artistica, la decapitazione è un elemento fondamentale, quasi un'ossessione. Il motivo è semplice. Su di lui, come ho detto, pesava la condanna a morte per decapitazione ed era per questo che continuava a fuggire. Ma l'incubo di finire giustiziato faceva che egli dipingesse ossessivamente scene di questo genere. E questa è quella che esprime maggiormente questo stato d'animo di enorme preoccupazione, paura, angoscia che aveva di essere decapitato. Decapitato da chiunque. E esistono varie dipinti in cui il tema è proprio la decapitazione. Bene, adesso che mi sono soffermato sull'opera, vediamo di conoscere di più l'artista. E Michelangelo Merisi, detto appunto Caravaggio, perché nacque in questo paesino in provincia di Bergamo, è nato appunto nel 73, è morto a Porto Ercole, a Grosseto, nel 1610. E, come sapete, è il maggiore pittore italiano del Seicento e uno dei massimi della storia dell'arte di tutti i tempi. E, come vedremo ancora in seguito, il tema fondamentale, lo anticipo, ho dato già qualche accenno prima analizzando la pittura, il dipinto di un oggetto all'inizio, il tema della sua pittura è la realtà drammatica, non questo che il canestro di frutta non è. Non fa parte di questa tematica. È la realtà drammatica in cui l'uomo, in cui vive l'uomo, espressa in un linguaggio in cui la luce e l'ombra sono i protagonisti, i mezzi espressivi dominanti. Però, prima di arrivare a questo stile, no? E a queste tematiche di crudo realismo, lui iniziò la sua formazione artistica e realizzò le prime opere sempre cercando di rendere il massimo del naturalismo. Però realizzando opere, come dire, molto gradevoli, opere che, come dire, potevano essere molto apprezzati dal gusto di allora, il gusto dell'arte, diciamo, caratterizzata appunto da figure molto, come dire, di richiamo classico e con elementi però che richiamavano il naturalismo. Dunque, lui, come mai è così interessato all'osservazione della realtà e alla resa della realtà? La sua formazione non è lombarda, pur essendo nato e vissuto a Bergamo. Là ha fatto un breve apprendistato presso qualche bottega, ma a 18 anni decide di andare a Roma. E allora la formazione è proprio là, specialmente nella bottega di un certo cavaliere d'Arpino che lo mise, pensate un po', a dipingere fiori e frutta. Era, diciamo, una
un'attività questa che veniva data, diciamo, ai nuovi presenti nella bottega, no? Per evitare di far rappresentare figure umane all'inizio, no? E quindi l'ha messo a fare fiori e frutti. Però per lui questo apprendistato, diciamo, è stato fondamentale perché lui, come dire, fu il primo ad introdurre il genere natura morta in pittura. Perché prima erano soltanto dei dettagli all'interno di un'immagine in cui c'era la figura principale e poi c'erano elementi fiori e frutta o elementi naturalistici, come in quest'opera, o come in questa ancora di più. Comincia a diventare un po' più protagonista la natura morta. Vedete con che cura realizza questi dettagli. Però l'inizio del genere natura morta è questo, che è un'opera, la canestra di frutta, un'opera d'arte famosissima, amatissima, riprodotta tantissimo anche nella pubblicità, come tante opere di tanti altri artisti. Ecco, ed è stata realizzata quando aveva 23 anni. È stata riprodotta anche, vi ricordate, nelle vecchie 100.000 lire, no? Nella banconota. Ecco, questo è l'unico esempio di una natura morta autonoma che ha realizzato Caravaggio, dove l'umile oggetto naturale diventa protagonista. Vediamo di analizzarla meglio. Non è una banale copia. Vedete, nella sua straordinaria evidenza, nell'equilibrio compositivo fra i pieni e i vuoti, fra i chiari e gli scuri, nel rapporto reciproco dei colori, vedete che armonia che c'è, tutto quanto assume una intensa vitalità ed è veramente uno dei capolavori della pittura caravaggesca, anche se rappresenta soltanto frutta e foglie. E a proposito di foglie, le foglie appassite, con i diversi stati di maturazione, vedete, fra cui una con maturazione molto avanzata, accartocciata, danno l'idea di una particolare atmosfera di decadenza autunnale. Quindi Caravaggio si rivela da subito come un artista rivoluzionario che non si limita a scoprire, cioè a osservare e a copiare la natura, ma cerca di immedesimarsi nella realtà e di presentarsi senza filtri, dando grande attenzione anche ai minimi dettagli. Ad esempio, un dettaglio su cui si soffermano tanto i critici è questa mela bacata, di cui si dovrebbe vedere la testolina di un vermicello, oppure osservate l'appannamento, diciamo, che c'è nell'uva bianca e la trasparenza di alcuni acini, tipo questi. Osservate questi riflessi di luce, queste venature, osservate l'eleganza di questo intreccio del canestro. Ecco, un capolavoro. Andiamo avanti. Lui ha continuato a dipingere, dunque era diventato amico del Cardinal del Monte, che
che lo stimava tantissimo come un grandissimo pittore innovatore, entrò al suo servizio e vi rimase per circa 3 anni. La fama dell'artista cominciò piano piano a salire all'interno dei più importanti salotti dell'arte e della alta nobiltà romana. Ebbe importantissime committenze, cioè riguardanti l'arte sacra. Ecco, questa è un'opera su cui mi soffermo perché, come dire, mi sembra molto interessante e personalmente mi piace tantissimo. Dunque, facendo una breve lettura descrittiva, vedete sulla sinistra San Giuseppe che tiene lo spartito perché l'angelo al centro lo deve leggere perché sta suonando un violino. Poi sulla destra c'è la Madonna che china il suo capo, poggia il suo capo sulla testa del bambino che sta già dormendo. È molto espressiva quest'opera perché, vedete, l'angelo è realizzato in maniera diversa rispetto alle altre tre figure. È una figura molto idealizzata. C'è la ricerca, l'indugio sulla bellezza estetica. Osservate, ad esempio, il profilo a sinistra del corpo dell'angelo, osservate il panneggio, che bel piede, che bell'andamento che ha, abbastanza armonicamente sinuoso, la luce come scivola sull'incarnato. No? E osservate invece le tre figure, San Giuseppe a sinistra e la Madonna il Bimbo a destra. Giuseppe e Maria, Giuseppe, sono rappresentati come una povera famiglia di contadini vinti dalla stanchezza. Non c'è l'indugio sulla bellezza estetica che abbiamo notato nell'angelo in primo piano. Perché questo? E beh, l'angelo rappresenta la spiritualità, è la creatura divina, è una creatura divina. Mentre la Sacra Famiglia è rappresentata come se diciamo simboleggiasse un po' l'umanità, no? L'umanità sofferente. E quindi vedete come interessante questo uso dei mezzi espressivi dell'artista, la bellezza estetica nell'angelo, invece il naturalismo molto forte, molto intenso nelle altre due figure, conduce ad un significato abbastanza importante riguardante quest'opera. Bene, le immagini si rilevano dal fondo senza forti contrasti, come notate. Questa è l'ultima opera in cui si nota tutto un ambiente intorno. Da adesso in avanti lui scurisce lo sfondo e rende il più possibile contrastate le figure rispetto allo sfondo. Osservate quest'opera. Questa fa parte della prima committenza, quella di San Luigi dei Francesi, i cui preti gli avevano commissionato tre dipinti con le storie di San Matteo. Uno è San Matteo e l'angelo, è questo. L'altra è la vocazione e l'altra è il martirio di San Matteo. E questa è la
la prima di due versioni di San Matteo dell'Angelo che il nostro artista ha realizzato. Vi dico subito che quest'opera venne subito rifiutata. Perché? Perché San Matteo, come notate, non aveva un aspetto di santo. Non è abbellito, non ha un aspetto devozionale. Mostra le gambe nude, l'avambraccio nudo e anche molto muscoloso, molto, molto proprio con un realismo evidentissimo, senza nessun abbellimento. Dunque, i piedi, ad esempio, guardate come sono nudi e come sono anche sporchi. Appariva come agli occhi dei frati di San Luigi e dei francesi che gli hanno commissionato l'opera, appariva come un povero vecchio rozzo e analfabeta, perché guardate l'angelo, gli tiene la mano, come se fosse analfabeta e lo guida, no, nello scrivere il Vangelo. E quindi comprendete che con l'atmosfera che c'era nei primi del Seicento contro Riforma, era un po' ostico da parte dei committenti di accettare quest'opera, era abbastanza irriverente, no? E quindi cosa fanno? Niente, la rifiutano. Lui è costretto a farne un'altra, quella che c'è attualmente. Questa è la seconda versione. Vedete, appare più bello, però meno scontato. È apprezzata per la classica compostezza, vedete, ha un atteggiamento più devozionale, è più ricercato manieristicamente nella posa del santo, vedete, nell'eleganza delle curve del corpo e di quello dell'angelo e del panneggio dell'angelo, vedete come è più curato e reso più bello di questo. Ci siamo? E quindi lui, come dire, non poteva dire basta, io rinuncio, per lui era lavoro, quindi vabbè, ha dovuto ingoiare il boccone amaro e ha realizzato una strofa. Questa vi piace? E sì, l'hanno presa e si trova infatti a Roma, a San Luigi dei Francesi. Dunque, però dal confronto di queste due opere, diciamo, notiamo che c'è un, è un momento di, molto importante della, della ruolo rivoluzionario che ha avuto Raffaele. Perché viene rifiutato la concezione secolare nell'arte della identificazione del bello col buono e del brutto col cattivo, no? Lui rompe questa tradizione e per lui, come dire, la grazia di Dio può toccare chiunque, non solo il meritevole. E quindi non è necessario abbellire in una immagine sacra, abbellire le figure. E continuerà in altre opere a realizzare in maniera abbastanza cruda. E questa è una cosa molto importante che ha segnato una svolta poi nella sviluppo dell'arte dopo di lui. Quindi una prima grande novità è stata quella della canestra di frutta come
come inizio di un nuovo genere pittorico. Sapete poi che nel Seicento di nature morte ne sono state fatte a bizzeffe da parte di tutti gli artisti. Ecco, e anche diciamo, qua, dal punto di vista del concetto, ha portato questa grande novità. Non è necessario identificare il bello col buono, come ad esempio Raffaello, vi ricordate le Madonne del Raffaello, no? Che erano abbellite, idealizzate nella bellezza, oppure identificare il brutto col cattivo, come Michelangelo. Pensate alla Cappella Sistina, pensate al giudizio universale della Cappella Sistina, in cui i dannati erano brutti, più brutti, diciamo, fatti in maniera più brutta, raffigurati in maniera più brutta, dei beati. E poi pensate ai demoni, no? A Caronte, eccetera, eccetera, che sono figure quasi mostruose. La identificazione di brutto con cattivo. Ci siamo, questo mi sono soffermato perché è un concetto interessante questo da notare, anche per capire la portata rivoluzionaria del nostro artista. Bene, vado avanti. L'altra opera di San Luigi dei Francesi, che tutti quanti, famosissima, conoscete, è questa. Mi soffermo un attimino. Dunque, è la chiamata, vedete, di Gesù dell'esattore Matteo mentre riceve i soldi delle tasse. Vedete? C'è una corrispondenza tra la chiamata Gesù a destra, che alza il braccio per chiamarlo, e il Matteo, l'esattore Matteo, che indica se stesso: stai chiamando me? Quindi identificazione della chiamata con la risposta, diciamo, no? Istantaneità dell'azione. È un ambiente, notate, è un ambiente buio e squallido, simbologia, peccato. Non uomini che contano il denaro, ancora, peccato. Improvvisamente, accompagnato da San Pietro, Gesù entra accennando a Matteo. Gesù è la grazia che chiama Matteo a redimersi dalla vita che ha fatto, tra virgolette, nel peccato, no? E dunque la grazia discende, la grazia, la luce, Cristo, ma simboleggiato dalla luce, vedete, e scende nel buio del peccato. A proposito di luce, è molto interessante notare come la luce non viene dalla finestra. La luce viene da destra, non si vede la fonte di luce, ed è da sopra Cristo. La direzione comunque è quella da dove viene Cristo. Dalla finestra non entra luce, è come se fossero appannati oppure fossero murata quella finestra. Ecco, il significato è, come dicevo prima, che la luce discende dal peccato ed è resa mediante questa luce, che è una luce spirituale, non materiale. È una luce morale, divina, non è una luce concreta, reale, terrena, naturale. Ci siamo? Cioè, ha usato il naturalismo nella raffigurazione, però ha utilizzato la luce in maniera simbolica. Bene. Poi se ci saranno domande, alla fine fatele pure, io vado avanti. Cercherò, mi soffermo più su queste, poi dopo andrò più velocemente. E questa è la terza opera importante che realizza per San Luigi dei Francesi, che potete trovare proprio all'interno della chiesa a Roma. È il martirio di San Matteo. Osservate la forte intensità drammatica. Allora, il carnefice è al centro.
In basso, notate, c'è Matteo. In alto, sopra San Matteo, c'è un angelo che gli porge la palma del martirio, e Matteo sembra quasi prenderla. Osservate poi le figure tutto intorno che, inorridite, cercano di allontanarsi, addirittura il bimbo a destra che accenna ad una paurosa fuga. E, ecco, quindi l'effetto della drammaticità non è dato soltanto dal contenuto, non è dato soltanto dalla luce, ma è dato anche dall'effetto dinamico. Della impostazione che lui ha dato a questa costruzione del quadro, alla composizione del quadro. E il carnefice, questa bellissima figura maschile, rappresenta il perno come di una enorme ruota, vedete, su cui che gira intorno, quindi dà un senso di fortissimo dinamismo. Quindi dinamismo, luce, come dire, particolare, che si poggia, che scopre gli elementi che l'autore vuol ma far, vuol far emergere di più, quindi tutto il corpo del santo e del carnefice, e poi alcune parti degli altri personaggi. Vedete che è una luce particolare, è la luce tipica di Caravaggio, cosiddetta, come dire, registica. Nel senso, in teatro, quando il regista vuole far emergere una figura, toglie le luci e poi dopo con la luce apposita, non ricordo più tecnicamente come si chiama, illumina alcune parti o alcuni personaggi. Ecco, Caravaggio adopera lo stesso sistema, quindi viene definita un po' luce registica, no? Luce un po' teatrale. E guardate che straordinaria efficacia ha questa luce, che l'utilizzo della luce, che è uno degli aspetti tipici proprio dello stile di Caravaggio. E quindi vedete, drammaticità data da vari elementi, la grandezza di questo maestro dell'arte italiana. Per esaltare ancora di più, per farvi notare ancora di più questa grandezza e anche questa capacità di rottura, effetto di rottura che ha avuto la sua presenza nella storia e nello sviluppo dell'arte, vi presento due opere, tipicamente del periodo, no, due opere barocche. Erano queste le opere del periodo in cui lavorava, in cui ha realizzato queste opere Caravaggio. Vedete? Questa e questa. Vedete? E io ve le mostro perché è importante, secondo me, è una tecnica, diciamo, di didattica che adoperavo a scuola per far capire, per prendere in concreta consapevolezza agli studenti della differenza e della grandezza di un artista che poi dopo ha segnato poi il corso dello sviluppo dell'arte. Quello era Caravaggio, e vedremo ancora qualche altra opera, e questa era l'arte di quel periodo. Vedete? Aulica, bella, dunque incentrata prevalentemente sullo studio dell'arte classica, con forti influssi derivati dai protagonisti del Rinascimento italiano, idealizzazione della bellezza, ad esempio ricerca compositiva, equilibrio compositivo, non quella rottura compositiva che abbiamo visto nel Martirio, no? Che l'aveva resa per dare
drammaticità all'immagine. Ecco, la rivoluzione di Caravaggio sta proprio in questo, nel naturalismo e nel contrasto della luce e dell'ombra e nella accentuazione proprio della drammaticità attraverso questo appunto contrasto fortissimo chiaroscurale che dava le sue immagini. Andiamo avanti. Cerco di essere adesso veloce perché non ho l'orologio qua, ma mi direbbe che ora sono professore. Abbiamo, diciamo che sono le 40, 47, 17, 47, abbiamo ancora tempo, sì, sì. Quarto d'ora, sì, 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 d'accordo, benissimo. Possiamo certo. Farcela. Ecco, d'accordo. Non mi soffermo, comunque questa è un'altra opera importante che tutti voi conoscete, quella di che si trova a Santa Maria del Popolo, una chiesetta piccola, in fondo a sinistra c'è questa cappella con tre tele bellissime, due tele bellissime. E dunque, Crocifissione di San Pietro, soltanto quattro persone, qua ha reso un po', ha utilizzato quell'effetto compositivo, diciamo, a ruota, no? Del martirio di San Matteo, vedete? È una croce, è una X, no? È molto bella, tipicamente, ormai sapete individuare i caratteri dello studio di Michelangelo, crudo realismo ed effetto della luce registica. Andiamo avanti, anche qua, bellissima, ci sarebbe qua da discutere una mezz'ora, ma ve la mostro solamente. Bellissimo l'indugio sul cavallo da parte di Caravaggio, una resa naturalistica che pochi altri artisti poi in quel periodo o in futuro sono riusciti a dare ad un animale come ha reso lui. Guardate la luce registica che illumina fondamentalmente il corpo del santo e la pelle il mantello dell'anima. Mi soffermo un attimo su questa. Io amo molto questa opera, quindi dato che dovevo scegliere, io ho scelto quelle che amo di più. Ecco, questa è la deposizione. Vediamola insieme, osserviamola dal basso verso l'alto, e vedete l'effetto di quel lastrone, quell'angolo spigolosissimo, quel buio che sta sotto, il nero della morte, spigolosità del dramma, no? Poi via via abbiamo dei gradoni, diciamo, vedete? È una composizione a piramide, però a piramide con gradoni. Una piramide serrata geometricamente, le figure sono proprio sono ammassate, però ammassate in maniera, come dire, compositivamente ben strutturata. E vedete come qua il Caravaggio non ha voluto esprimere un dolore molto aperto, a parte la figura in alto. Scusa questa, osservate i volti degli altri personaggi, vedete che non è un'esplosione di dolore, è un dolore dominato, contenuto, però molto molto intenso. E diciamo che c'è poca teatralità e molta partecipazione. Bene, andiamo ad un'altra opera. Quest'opera è La morte della Vergine. E questa è, io ritengo che sia, cioè per me, è la summa, il concentrato della poetica e dello stile del maestro. Le cose che vi ho detto prima qua le trovate.
Se il San Matteo e l'Angelo, il primo, aveva fatto scalpore ed era stato rifiutato, questo ha fatto scandalo, perché è ritenuto indecente e indecoroso. Poi pensate, morte della Madonna. Bene, osserviamo l'opera. Dunque, il panneggio in alto, osservate, occupa un terzo della scena, rosso, cupo, segnato da tante linee, vedete, delle pieghe molto serrate tra di loro e distaccate da ombra intensissima. Su uno sfondo nero, quindi forte senso di pesantezza, dramma, tragedia, oppressione. I personaggi illuminati con la luce caravaggesca, quella teatrale, illumina alcuni astanti. Sono fra l'altro, faccio notare, quelli sopra, gli astanti sopra la Madonna, diciamo, sono tutti uomini. E guardate come sono trattati, nel senso come li ha raffigurati, sono tutti contadini, sono tutti pieni di rughe, sono tutte persone povere, persone del popolo. E l'unica figura femminile è la figura in basso di Madonna, di cui non si vede il volto. Ma osserviamo la Madonna. La Madonna non ha un atteggiamento composto e ha le gambe scoperte, è sdraiata scompostamente. L'abito, vedete, non è sistemato ordinatamente, anche il corpo non ha le usuali mani. Braccia che si distendono lungo il corpo, il volto, il viso un po' piegato, e soprattutto quello che fece scandalo è il ventre, che è un po' gonfio, la Vergine col ventre gonfio. Dunque creò scandalo per la poca sacralità. E quindi venne rifiutata. E questo rifiuto, quest'opera e questo rifiuto, diciamo, creò molto scalpore nell'ambiente romano, non solo artistico, ma anche così. Lui era un artista famoso, famoso anche per quelle cose a cui accennava il professor Figliuoli, sulla sua vita un po', tra virgolette, esagerata. E quindi lui era famoso e quindi fece molto scalpore e tutti ne parlavano di questa opera. E perché realizzò la Madonna in questo modo? Non è che lo fece apposta per provocare, ma perché lui aveva, e di solito usava prendere come modello figure del popolo, l'abbiamo già visto precedentemente, che non abbelliva. Lui prese a modello, sembra, non è documentato, ma sembra che abbia preso a modello una prostituta annegata nel tempo. L'andò a vedere, fece degli schizzi e poi dopo la realizzò come modella per questo quadro. Ci siamo, quindi è comprensibile lo scandalo e io comprendo il perché poteva essere rifiutato in maniera simile, ma è comprensibilissimo perché insomma perché quelli erano i tempi, insomma, ecco, e per una committenza specialmente religiosa. Comunque, nonostante il rifiuto,
La tela del Merisi fu immediatamente notata e apprezzata, dicevo che fece scalpore, da Pierluigi, guarda, niente poco di meno che da Paul Rubens, che guarda caso si trova, il celebre pittore fiammingo, che guarda caso a quell'epoca si trovava in Italia presso il Duca di Mantova. Venne a sapere di questa cosa scandalosa, andò a Roma e appena la vide ne capì il valore, ne comprese il valore e consigliò probabilmente costava pochissimo, e consigliò l'acquisto alla Duca di Mantova, che l'acquistò subito sul consiglio di questo grande artista, no? Che si trovava delle Fiandre, che si trovava in Italia per eseguire opere per il Duca, no? Guardate il caso, no? Ecco, quest'opera adesso non si trova in Italia, si trova lì. Quindi uno dei pezzi maggiori di maggiore attrazione al Louvre, no? È proprio questa. È una delle massime opere di Caravaggio, una delle massime dell'arte mondiale. Se c'è qualche domanda dopo potete farla. Io adesso vado molto più veloce perché siamo verso la fine. Ecco, opere a confronto, perché così si capisce molto meglio. Guardate, dunque, di Carracci, un pittore contemporaneo di Caravaggio, realizzò quest'opera 10 anni dopo che Caravaggio aveva realizzato le sue. Ma vedete quali erano le iconografie di allora su questa tematica di morte della Vergine? Osservate? Ed è veramente interessante questo confronto, perché si nota la grande rottura e il grande scambio, no? Ok, andiamo avanti. Dunque, vi avevo accennato e riprendo velocissimamente al fatto della sua condanna a morte e dei 4 anni di fuga a 33 anni. Come avevo detto, quindi viene condannato per l'omicidio, fugge da Roma. Sta un anno a Napoli, dove compie, realizza 7 opere. Poi va a Malta, sta 2 anni, realizza 2 opere. A Napoli è costretto, dunque, imprigionato, fugge, è costretto a fuggire perché è inseguito dai sicari dei Cavalieri di Malta. È inseguito da due categorie di sicari, quelli del Papa e quello delle. Dunque, fugge perché lo inseguono i Cavalieri di Malta? È perché lui non aveva detto che era un ricercato, li ha imbrogliati. Li ha imbrogliati perché voleva acquisire il titolo di Cavaliere di Malta. E quindi puoi chiedere come cavaliere di Malta l'annullamento della condanna da parte dello Stato Pontificio, il furbetto. Però quelli lo vennero a sapere e dice: ci hai imbrogliato, sei un traditore, ti imprigioniamo. L'hanno imprigionato, però è riuscito a fuggire, e allora il capo dei cavalieri di Malta, Compagnia dei Cavalieri di Malta, gli manda dietro dei Cavalieri di Malta per ucciderlo, no? Tanto per dire il tipetto che era il nostro uomo. Bene, allora va in Sicilia da Malta e quindi prima a Siracusa compie un'opera, poi a Messina compie un'altra opera, poi a Palermo ne compie un'altra, poi a Napoli, ritorna a Napoli perché ha saputo che il Papa ci sta ripensando e forse può ottenere il perdono. Quindi va a Napoli per avvicinarsi a Roma, se otterrà il perdono. A Napoli realizza 5 opere. A Napoli è sorpreso dai sicari ed è gravemente ferito.
si rifugiò a dunque prende la nave, si rifugia a Porto Ercole, che è in provincia di Grosseto, ma là varie vicissitudini, è colto dalla malaria e muore solo e abbandonato sulla spiaggia di Porto Ercole nel 1610. E sono state trovate dei documenti che è stato seppellito ultimamente, questi documenti, che è stato seppellito, diciamo, presso una chiesa dove c'era un piccolo convento di suore, ed è stato seppellito in un piccolo cimitero. Però niente, quasi diciamo poco è sicuro riguardo alla vita del nostro artista. Allora, le opere realizzate, però non mi soffermo sulle opere, ok? A Napoli, 7 opere di misericordia. Questa sarebbe un'opera che sembra molto scura, però è più vicina all'originale, ma siccome rappresenta le 7 opere di misericordia corporali, io ho preso un'altra opera che la schiarisce per farvela notare meglio. La Madonna, sorretta da 2 angeli, e qua ci sono varie scene che rappresentano i 7 opere di misericordia. Non ve le illustro perché impiegherei un po' di tempo. Poi, se qualcuno è curioso, vada in internet, oppure me lo chieda e ne parliamo dopo se c'è tempo. Però in internet la trovate, se scrutate le trovate varie opere. Questa è a Napoli, sempre Luce Caravaggesca, dramma, mancanza di sfondo, eccetera. Questa, no, scusate, sono andato in ecco, questa è l'opera, la più grande opera che ha realizzato, e si trova a Malta, alla Valletta, La decapitazione del Battista. Questa è la nostra opera, quella che è stata al MARP, a Ragusa. Questa è un'opera che era a Palermo, poi è stata trafugata, rubata e non si è più trovata. Questa è a Messina. Ecco, io avrei finito. Immagino che siano le 7, bene o male. No, le 6 o 6 e qualcosa. Sì. Sì, sì. Allora, io andrei a mostrarvi questo video. Allora, dovrei, l'ho preparato, dottor Pugnoli e partecipanti. Grazie all'ausilio di Maria Menghini, la segretaria perché è stata lei, io non sapevo dove mettere le mani, e ha fatto l'annuncio ed è stata lei a prepararmi il tutto, bravissima, pazientissima. Bene, ecco, questo è lo stupendo video che volevo farvi gustare. Questa è la deposizione di Cristo. Io dovrei forse metterlo a pieno. Ma come mai? Voi lo vedete? Ah, sì. Adesso si vede. Sì. Si vede bene, molto bene, sì. Adesso si vede meglio. Bravissimi gli attori. Sì. Guardate questa. Stupenda. La crocifissione di San Pietro. Bella. 4 minuti e non più.
Guardate questa, quella della balletta decapitazione. Di Battista. Sì, guardate questa, questa non ve l'ho mostrata perché non tutte le potevo mostrare. Questa è Giuditta e Oloferne, all'interno di una chiesa hanno fatto questa presentazione. Una delle ultime opere che vi ho mostrato, la Crocifissione, è bella, eh? Bene, benissimo. Bravo anche il regista che ha, poi c'è quello delle luci che ha, sta per finire. Ah, questo è il martirio di San Matteo. Questo è parte di un'annunciazione. E questo è il riposo durante la fuga in Egitto. Guardate che sfiziosa che è. Ah, un po' troppo giovane, Giuseppe. È vero, è vero. Non sarebbe stato un modello adatto per Caravaggio. E qua il Narciso, un'opera che non vi ho mostrato, non potevo mostrarvi tutte le opere. E questa credo che sia l'ultima. Questo è San, mi pare San Domenico e l'Angelo. Lui ha realizzato una cinquantina di quadri, io ve ne ho mostrate circa una trentina. Guardate questo com'è bello, il Bacco. Fortissimo. È stata una delle prime opere del ministro. Ecco, fine. Adesso io chiudo questa e poi chiederei a Maria se può portarci alla. Ecco qua, grazie. Ecco, questa è la schermata in cui ci siamo. Bene. Molto bene, professore, molto bravo. È stata una bella lezione, molto interessante vedere questa coesistenza di naturalismo e simbolismo nelle opere di Caravaggio. Interessante anche perché non sono simboli convenzionali, ma sono diciamo situazioni, colori, eccetera, utilizzati in funzione simbolica. Esatto. Quindi non è una, non c'è alcuna forma di convenzionalismo e naturalismo è naturalmente certo un pittore così anticonvenzionale, così originale anche nella vita privata, rappresenta una rottura verticale proprio nella storia dell'arte. Quindi è molto sicuramente interessante studiarlo. Ecco, vorrei che chi ha desideri di porre quesiti al professore diciamo si manifesti e ponga i quesiti che abbiamo qui la possibilità, ai quali abbiamo la possibilità di rispondere da parte del,
professore. Ecco, perché certamente il fatto che sia stato, come spesso accade, i contemporanei non hanno apprezzato la novità, perché ha suscitato scandalo, nella maggior parte dei casi ha suscitato irritazione, scandalo, repulsione, tranne che nella natura morte e dove viene rappresentato il fanciullo col canestro di frutta, in quel caso no. Ecco, mi chiedo se il carattere effeminato di queste figure, di questi fanciulli, non abbia suscitato qualche sospetto di, diciamo, di omosessualità, come è stato anche osservato da critici. Ecco, e se questo sia plausibile, oggi non ci si scandalizzerebbe dell'omosessualità, ma ci si meraviglierebbe che qualcuno si scandalizzi. Quindi l'esatto opposto di questo non interessa fondamentalmente, però a quell'epoca magari poteva avere una certa rilevanza. Ma direi che per quanto riguarda invece le dimensioni, queste 4 metri, anzi 4, più di 4 metri per 3, ma è una dimensione colossale, voglio dire, richiedeva una lavorazione intensa, anche perché lui è morto a 38 anni, ha prodotto una grande quantità di opere con degli intervalli in cui è rimasto inoperoso per vari motivi, perché è andato in carcere, poi è uscito, poi è fuggito, quindi non ha potuto lavorare con continuità. Anche per la sua vita disordinata, tumultuosa, insomma, no? E allora io mi chiedo se abbia avuto degli aiutanti, degli allievi, qualcuno che lo abbia aiutato, non ci sarebbe nulla di strano in questo, no? Nella storia pittura, qualche garzone che gli abbia dato una mano, se si sa questo, oppure se non è dato sapere, insomma. Ecco, che io sappia, no, ha lavorato sempre da solo, Da solo. non ha aperto una bottega come tutti i grandi maestri dal Rinascimento in avanti, e non ha avuto seguaci diretti, ha avuto imitatori o pittori che si sono ispirati al suo stile. Infatti, la pittura del Seicento, la maggiore produzione di opere artistiche dei vari pittori del Seicento, risente dello stile di Caravaggio. Sia da parte dei cosiddetti caravaggeschi, sia da parte dei pittori non direttamente caravaggeschi, ma ormai lo stile di Caravaggio era diventato dominante in Italia, dunque a Napoli, in Italia e nel mondo. Perché sottolinea Napoli? Perché lui a Napoli è stato 2 volte, quindi 3 anni prima e un anno dopo, e là diciamo, si sono accorti di lui. Hanno apprezzato molto questo stile molto crudo, con un forte naturalismo, ci sono stati pittori locali che un po' lo hanno imitato, altri che si sono ispirati a lui. Infatti, una corrente del caravaggismo si è affermata proprio a Napoli. Ci sono tanti pittori napoletani che hanno prodotto opere dello stile di Caravaggio. Sì, l'opera che ha suscitato più scandalo è la morte della Vergine, mi sembra di aver capito, no? Che è indubbiamente, ci sono anche altre, naturalmente, altre opere, ma naturalmente questa è particolarmente, diciamo, sì, può suscitare qualche perplessità, ma naturalmente, ma è chiaro che il realismo qui,
c'è una volontà di affermare l'umanità delle persone che poi sono entrate, diciamo, figure che hanno avuto una rilevanza nella teologia. E lo stesso Cristo, Gesù Cristo, può essere rappresentato naturalmente in modo molto realistico, proprio perché è un uomo che ha ricevuto una missione speciale, ma è un uomo, insomma, quindi il carattere, l'umanità di queste figure viene sottolineata con, appunto, rappresentando gli ultimi, i diseredati, la prostituta che viene negata del Tevere, che viene a rappresentare la Madonna, insomma. C'è indubbiamente nella pittura di Caravaggio, se mi sembra che ci sia proprio una sorta di teologia, dell'affermazione della distanza dell'umano dal divino, il fatto che, appunto, insomma, le componenti sono molteplici, è interessante, molto, davvero, questa. Sembra che c'è qualche studioso di Caravaggio che collega un po' questa sua concezione del rapporto uomo-Dio Sì. e con la cultura lombarda del periodo. Sì. La Lombardia è più vicina a loro. È più vicina al movimento riformatore, giusto? Certo. E quindi sembra che possa essere che lui ne abbia risentito culturalmente e poi dopo abbia, diciamo, espresso questa concezione un po' diversa del rapporto uomo-Dio da parte dei riformatori protestanti. Avverso alla invece posizione ufficiale dell'ortodossia della Chiesa. Ecco anche perché è stato molto, dire, stavano molto attenti a quello che produceva. Se c'era qualcosa di non corrispondente all'ortodossia, allora io comprendo come, dati i tempi, dovevano reagire, non potevano. Sì, non poteva essere messa come para ad altare una San Pietro e l'angelo, con l'angelo che guida la mano di un bifolco, per dire, no? E anche la Madonna non poteva essere vista quel tipo di rappresentazione della morte della Vergine come para d'altare in una chiesa cattolica. Quindi io comprendo benissimo, non mi scandalizzo che loro si siano scandalizzati. Bisogna contestualizzare il periodo. Ecco, vediamo se qualcuno vuole intervenire. Qui tra i partecipanti vedo ad esempio Loredana De Vita, che forse può, Sì. Ringrazio prego, prego Loredana. prima di tutto perché è molto, molto interessante. Io mi incanto sempre dinanzi ai quadri, dinanzi all'arte. Bisognerebbe rimanere lì a guardarli nei particolari uno alla volta, ma per tantissime ore. Mi colpiva quello che lei diceva, in particolare del Caravaggio a Napoli, anche perché chiaramente venendo dalla mia terra. E a Napoli è stato ed è ancora molto amato, ma anche probabilmente perché avendo vissuto nei quartieri spagnoli, lui ha vissuto la drammaticità di una città, di un quartiere, povero. E infatti, per esempio, pensando alle opere della Misericordia, no? Anche quella che lei ci ha mostrato,
Io preferisco quella scura, quella più simile all'originale, perché attraverso, diciamo, proprio quel distacco, no, tra il chiaro e l'oscuro, quella luce soffusa su alcuni particolari si vede meglio, l'intenzione dell'autore, dal mio punto di vista, e soprattutto, colpisce di più, no, nel gioco di ombra, di luce e di scuro, colpisce di più la caratterizzazione dei personaggi, che sono personaggi tipicamente napoletani, cioè è incomparabile quella donna che allatta con il suo seno, nutre, e quell'anziano sarà una prostituta, sarà una donna misericordiosa, sarà chi sarà, però attraverso quella grata tipica dei quartieri spagnoli, no? Dei bassi proprio, no? Quindi sono questi ambienti sotterranei quasi, no? Che tu per entrarci devi piegare la testa. Per entrarci, ed è proprio una rappresentazione reale e rappresenta molto anche proprio la drammaticità tipica napoletana, no? Che contrasta molto la luce del mare, l'ampiezza del mare che Caravaggio rappresenta, e poi invece l'oscurità del Vesuvio, il pericolo del Vesuvio, il pericolo dei quartieri spagnoli, tra gli altri, ma non solo, no? Quindi, diciamo, mi sembra una caratterizzazione molto simile a quella che poi è la personalità dell'autore, no? Egli stesso, così drammaticamente perseguitato, un po' irrisoluto, che però poi nella sua arte espone, manifesta la grandezza e la bellezza di un uomo. Ecco, io ho ammirato molto, la ringrazio per avermeli fatti rivedere. Bene, bene, certo. Bene, allora se non ci sono altri tra gli intervenuti che vogliono partecipare, vogliono interloquire con il professore, ecco, e direi che possiamo, ringraziando il professor San Carlo, congedarci e quindi va bene. Allora, buona serata, grazie della partecipazione, in particolare al professore e poi a tutti coloro che hanno ascoltato la sua lezione, ascoltato non solo, ma anche apprezzato la sua bella lezione. Buonasera e arrivederci.